Buongiorno carissimi amici dei Gemelli, Gemelli in segno solare, nulare, ascendente e veneziano. Io vi ringrazio sempre per la vostra fedeltà, grazie per le condivisioni, gli abbonamenti, i pollicini. E adesso procediamo alla lettura per il mese di settembre, una lettura generale, quindi non potrà parlare a tutti. Se avete bisogno di una lettura personale, potete contattarmi via mail o adesso ho proprio aggiunto lo WhatsApp. Allora carissimi amici, se da qualche po' Se da un po' di tempo o durante il mese di settembre vedrete sempre l'ora 0202, ma per caso, questa è una carta di sostegno che vi dice: ti apro la porta del tuo destino. Sii attentivo ai segni. Sincronicità e ore specchi ti guideranno sul cammino della tua creatività. Ci saranno molte sincronicità per qualche amico della bilancia. Poi abbiamo proprio seguire la corrente, lasciarsi portare. Lasciarsi portare. Siete sostenuti e siate veramente attentivi alle sincronicità. Io la lettura l'ho già fatta in francese, quindi mi è molto più facile adesso dirvi i messaggi. Qua c'è un lavoro spirituale per qualche amico dei Gemelli che è molto profondo. Infatti qua vi si chiede di lavorare lo chakra coronale della fontanella. C'è probabilmente qualcuno che ha anche qualche dono e deve con questi doni venire in aiuto agli altri, metterli a disposizione degli altri. Vi si sostiene, avete questi segni di sincronicità e dovete fare una pausa con voi stessi proprio per ricollegarvi a voi, proprio per capire i doni che avete, per poterli sviluppare, per poterli utilizzare, per venire in aiuto agli altri. Ci sono questi sensi che si sviluppano per qualcuno ed è proprio quello che vi si chiede, ecco perché vi dovete lasciare andare. C'ho la carta del controllo, quindi controllatevi, seguite la corrente, lasciatevi trasportare. Per qualcuno potete avere di fronte a voi un segno del Capricorno, ma non solo. Il pianeta che influenza questa carta è Giove e ci abbiamo il numero 10 che ci parla di riuscita. Di passare all'azione e di una rapidità. Quindi seguite la corrente e vedrete che c'è qualcosa che cambia per voi. Qualcuno è davvero un lavoro spirituale. Sul lavoro e i progetti, abbiamo delle nuove idee, ci sono dei nuovi progetti, ci sono queste novità. E vi si chiede proprio, cioè non vi si chiede. Allora, per qualcuno ha qualche nuova idea sul lavoro, un qualcosa che comunque amate con il cavallo dei fuochi. Si avanza, ma io sento qua che è proprio un progetto personale, probabilmente legato proprio a quella spiritualità, perché la carta del controllo parla anche di un lavoro di una persona che ha responsabilità in un'associazione come religiosa, spirituale, cose così. Ora, senza parlare di associazione, ma ecco, come vi dicevo, qualcuno che può venire in aiuto agli altri. Quindi c'è qualcosa di nuovo per il lavoro, che sia di proposto di lavoro, che sia per cambiare lavoro. Ecco, un progetto, c'è qualcosa di nuovo. Per le finanze e il materiale, carissimi amici, vi si chiede di fare attenzione all'avarizia, di fare attenzione alle spese che farete, perché potete avere di fronte a voi qualcuno dei segni dell'acquario. Vi si dice che avrete una grande fortuna, ci sarà un sogno che si realizza materialmente o finanziariamente, però attenzione alle spese inutili, quindi controllatevi, fatevi piacere, ma controllatevi, e per qualcuno si può parlare poi di spese impreviste. Allora c'è una grande fortuna, forse un'entrata di soldi, forse un progetto che si realizza materialmente, però comunque per qualcuno deve fare attenzione a non essere avaro, pigro e soprattutto a non spendere inutilmente. Infatti, le difficoltà che dovrete incontrare con la regina di fuoco testa in giù e con il carro testa in giù, vi si parla di fare attenzione alla gelosia, di non scoraggiarvi, ci sarà qualche problema, qualche discussione e soprattutto ci sarà un qualcuno che sarà, come dire, un po' duro con voi.
Ecco, quindi fate attenzione, le difficoltà che si presenteranno a voi sono il giudizio degli altri, il giudicarvi, darsi un qualcuno che non accetta questo cambiamento di questa elevazione spirituale, che riprendete il controllo della vostra vita, che volete venire in aiuto agli altri, andrete a realizzare un progetto, che troverete un lavoro, qualcosa, forse un qualcuno che semplicemente è geloso di voi, poi adattate. Quindi dover fare attenzione a queste difficoltà, di non entrare nello stesso gioco che fanno loro. Allora, qua c'è un qualcosa che prenderà fine materialmente, finanziariamente e lavoro. Per qualcuno è proprio il lavoro che prende fine, per qualcuno si può parlare di dover affrontare delle difficoltà economiche, finanziarie, non qualcosa, poi adattate. Quello che vi impedisce comunque di sentirvi, insomma, bene. Quindi c'è chi deve far fronte a delle difficoltà, però ecco, il consiglio è che c'è un qualcosa che prenderà fine. Qua c'è la carta dell'arcana senza nome, la morte per la rinascita, quindi c'è un qualcosa che muore, un qualcosa che è in transizione, un cambiamento, la fine di un ciclo, il consiglio. Allora, fate solo attenzione alla gelosia, a quello che vi si possa dire, a come gli altri si comportano con voi. Qua dietro, infatti, c'ho la carta della guarigione, ma c'ho anche la carta di relazioni, insomma, equilibrate. Qua dietro c'ho l'imperatrice che testa in giù, e l'imperatrice testa in giù ci parla proprio di un qualcosa che emozionalmente vi toccherà, che dovrete curarvi, e attenzione alla gelosia. Allora, se qualcuno ha qualche problema di salute, che forse è per questo che ha qualche problema anche economico o materiale, perché non può gestire casa, non può andare al lavoro, cose così, per qualcuno c'è la guarigione. Ecco, la fine, insomma, delle sofferenze. Non per tutti, mi dispiace, ecco, ma comunque controllate sempre la vostra vita, prendete un momento di riposo per voi, lasciatevi guidare da questa fluidità, insomma, da questa corrente che scorre tranquillamente, lasciatevi guidare. E fate attenzione ancora una volta alle persone che vi stanno accanto. Sul sentimentale, cioè per qualcuno il nuovo incontro, e poi ci sono anche le celebrazioni per altri. Comunque voi sapete che l'elemento aria è un elemento di comunicazione del vostro elemento, ci saranno molti scambi, c'è chi oserà parlare, chi si libererà per la parola, e c'è proprio questa comunicazione che sarà intensa. Nelle relazioni di famiglia, con la croce e con la felicità, ci saranno degli avvenimenti da celebrare. Ok. Le relazioni in generale, che sono comunque collegate anche alla famiglia e all'amore, ci sarà un qualcosa che prenderete, probabilmente anche l'annuncio di una nascita, di una gravidanza per qualcuno, di un trasloco, di un viaggio, ma ci sono delle notizie in arrivo per voi. Però ecco, vi si era dimenticato di dirvelo, probabilmente un qualcuno prenderà questo un po' male, perché forse siete l'ultimo, l'ultima della famiglia a sapere che, non lo so, una sorella, uno zio, poco importa, una zia aspetta un bambino, o allora che c'è stato un viaggio, c'è un viaggio da fare, poi adattate. Ma ecco, vi si è dimenticato volontariamente o involontariamente di dirvelo. Quindi siete l'ultimo a saperlo, ma ci sono delle novità, delle notizie in arrivo, delle quali c'è questo qualcuno che ha dimenticato di dirvelo. Quindi le difficoltà da affrontare sono proprio le difficoltà dovute ad una probabilmente infedeltà, ma quando parlo di infedeltà non è solo nella relazione, per qualcuno lo sarà, ma è proprio sentirsi feriti, traditi, perché si è dimenticato di dirvi un qualcosa, apprenderete un qualcosa, insomma, dalla quale siete l'ultimo forse a saperlo, forse un qualcosa che comunque già da po' gli altri sanno, ma che voi non sapete. Infatti il consiglio vi dice prudenza, fate attenzione, perché anche qua nelle relazioni c'è un qualcosa che deve prendere fine, una transizione, mettere un punto finale. La morte. Ci sono delle relazioni che prenderanno fine, che siano amicali, familiari o anche sentimentali, e per qualcuno vi si chiede proprio di fare attenzione a questa fine di questa relazione, perché visto che abbiamo parlato di gelosia, fate attenzione che qualcuno non vi provoca qualche problema. Comunque voi sentitevi sempre leggeri, lasciatevi guidare da questo corrente, abbiate sempre il controllo della vostra vita e soprattutto elevatevi per poter accogliere il sostegno dell'universo con queste sincronicità, per costruirvi un qualcosa comunque di molto bello, perché c'è la fine veramente di tutto ciò che è tossico per qualcuno.
L'emozione vi parla proprio di ascoltare il vostro cuore, magari potete ascoltare qualche musica sciamanica, ma ecco, ricollegarvi, essere in contatto con il vostro mio interiore proprio per poter sviluppare quella capacità spirituale di doni che sento per qualcuno o anche semplicemente proprio per capire di perché questa persona, queste persone vi, insomma, sono gelosi di voi, che vi provocano problemi, insomma, che sono cattivi con voi. Qua abbiamo l'arcana 18 nelle arie, in aria, insomma. La carta 18 è proprio la carta della luna. Per qualcuno si può parlare di avere di fronte a sé un segno dei pesci, ma non solo. Ma quindi ecco i dubbi, le difficoltà e proprio le verità tenute nascoste. Quindi questa verità che apprenderete, queste notizie che vi arrivano, che voi siete l'ultimo a prendere, insomma. Allora. Poi qua però in questa carta qua, la carta 18, parla proprio anche di un qualcuno che può elevarsi, quindi ancora una volta spiritualmente, che dovete comunque essere sempre in accordo con voi stessi, fare attenzione a quei segni di sincronicità e probabilmente c'è un qualcuno che potrebbe fare anche un lavoro di comunicazione. Qua abbiamo la guida divina. Vedete che è proprio spirituale questa lettura. Questa guida divina giustamente vi conduce verso una guarigione. La guarigione ce l'abbiamo qua. La guarigione non solo fisica, ma anche proprio emozionale e psicologica. Da qui che vi si chiede quel controllo e di prendere un tempo di pausa per voi. E con l'energia dei mandala vi si dice: siate un po' più dolci e pazienti con voi stessi. Siate un po' più delicati con voi stessi, abbiate della compassione per voi e non solo per gli altri. Non devi essere perfetto, ma al contrario è legittimo essere come si è. Allora, carissimi amici, accettatevi, controllatevi, riprendetevi questo controllo per realizzare sicuramente qualcosa che vi tiene a cuore. Quindi lasciate, come dire, seguite questo corrente, lasciatevi portare da questo corrente, però fate attenzione comunque a un qualcosa che apprenderete, ad una novella. Attenzione su delle notizie che riceverete, notizie che possono essere proprio di apprendere che qualcuno è geloso di voi, poi adattate. Allora, carissimi amici, vedremo durante tutto il mese di settembre. Se possiamo avere altri messaggi, questi sono in primis quelli che devono arrivare. Io vi ringrazio sempre dell'ascolto, vi auguro di passare una bellissima giornata e a presto. Ciao.